Lea, è molto importante che tu risponda con esattezza alla domanda che ti ho fatto. Non voglio che tu abbia alcun dubbio. Se non ricordi o non ne hai la certezza, non c'è problema, sii sincera. A me basta saperlo. Ma io lo so, signore, e non ho il minimo dubbio, ve lo garantisco. Mi ricordo molto bene che donna Alice ha smesso di avere le regole 9 mesi prima di partorire. Non erano 7 i mesi? 9, ne sono certa. Chiedo scusa, signor Ignazio, ma che importanza può avere questo ora? Vostro figlio è in ottima salute. È il bambino più bello che abbia mai visto. Piccolo. Sbaglio o ha lo stesso sorriso di Traiano? D'altra parte, il giorno del compleanno di Leopoldo, per coincidenza 9 mesi esatti prima della nascita del tuo bambino, lui fu uno di coloro che sparirono prima del pranzo, non è così? Sparito come te. Ma che belle manine! Ottavio è figlio di Ignazio. E sapete che non conviene neanche a voi tornare sull'argomento. Oh. Zulmira, porta Ottavio dalla balia, deve mangiare ora. La baronessa mi ha chiesto di... Non mi interessa quello che ti hanno o non ti hanno chiesto, fa subito quello che ti ho ordinato. Non sei più una schiava, forse? Devi dirlo a Ignazio, Esther. Lei se lo merita. Non mi voglio intromettere, non sono fatti miei. Se lo dovesse scoprire... Capiterà, da solo... vedrai. È il destino che decide, ma dargli una mano non guasta. Baronessa, Olivia... Traiano. Il signor Nereo sta ancora parlando con il barone. Vado da loro, volevo vedere Ottavio. Ignazio, che peccato! Ho appena fatto portare via Ottavio. È sempre affamato, si vede che è tuo figlio. Mio figlio. Mio figlio!